E dalla Campania adesso ci spostiamo a Washington DC, dove Stefano Salimbeni ha incontrato Francesco Amodeo, che ha fondato negli Stati Uniti la prima distilleria che va davvero a gonfie vele. Secondo mia nonna era executive chef per un'osteria a furore e siccome lavoravo nel ristorante producendo questi prodotti in cucina quando poi lo chef andava via, come da buon ristorante italiano si regala sempre un goccino di limoncello alla fine della cena, la gente poi diceva posso comprare una bottiglia, guarda, non la potrei neanche fare, te la regalo, ritorna a cena un'altra sera. Dopo comunque avendo regalato 400 bottiglie, ho conosciuto un signore che è rimasto praticamente meravigliato dalla bontà di questo limoncello. Lui aveva una collezione di 75 limoncelli, avendo viaggiato in Italia molto, e mi disse: ho un'idea, perché non facciamo una macchina tipo la Nespresso per fare un limoncello con le cialde a casa? E io dissi: perché non investiamo un po' di soldi e apriamo una distilleria? Che voi in DC non c'erano distillerie. La nostra famiglia produceva 45 ricette nel 1883 fino al 1980, in costa amalfitana, con ricette molto molto antiche. Per esempio il limoncello, la ricetta del 51, c'è la luna che è 894, c'è il Fernet 1931, quindi sono tutte ricette vecchie vecchie. Cercavo di convincerli a darmi questo libricino con tutte queste ricette, hanno praticamente detto sì, e quindi poi abbiamo rimodernizzato un po' il tutto. Ha dovuto insistere? Sì, perché ha dovuto insistere? Tu sei pazzo. Aprire una distilleria che i tuoi nonni hanno avuto qui in America, non conosci nessuno, eccetera, eccetera. E io, essendo pazzo come al solito, controcorrente in barca a vela, ho fatto. 10 anni dopo siamo qui, distribuiamo in tutta l'America e anche internazionalmente. Il mio nonno Francesco, quindi Don Ciccio, di cui Don Ciccio, lui scherzava sempre, diceva: io sono Ciccio Senior e tu sei Ciccio Junior. Purtroppo morto un anno dopo l'apertura di Don Ciccio, diciamo, e figli USA, che l'abbiamo riaperta qui nel 2012. Quindi l'ha visto fare sta cosa prima di partire? Sì. Visto, che bella soddisfazione. Sì, ha visto il suo nome sulle etichette, perché poi alla fine noi producevamo senza marchio. Oggi praticamente produciamo 15 prodotti. Ci sono 9 tra aperitivi amari e 6 tra liquori tradizionali: limoncello, mandarinetto, il fico d'India, finocchietto, nocino. E poi c'è una ricetta più antica nel nostro repertoire, che è il concerto. È un concerto tra 15 spezie con caffè, d'orzo e espresso. Alla fine noi diciamo produrre un prodotto che si mescola bene, ti dà il bilancio, l'equilibrio, si mescolano bene con prodotti della Latino America, tipo il mezcal, tipo il pisco, il singani, i prodotti giapponesi, tipo il sake, tipo il plum whisky. Diamo il pantone, il colore all'artista che è il bartender, per poi disegnare il loro canvas. Ginepro, il fiore della passione. Quanto è difficile? Ci vuole tempo, passione, non bisogna mai andare troppo, troppo veloce, sempre piano piano, aspettare, capire le spezie. C'è tanto da fare. C'è tanto da fare, però alla fine se non lo curi non nasce mai bene. Noi abbiamo praticamente un nostro slogan, che se siamo un brutto umore, di malumore, non produciamo niente, perché il cliente può sempre assaggiare l'emozione. Salute.